Ieri, 12 febbraio 2023, a Parigi e non solo, si è tenuta una grande manifestazione contro la guerra in Ucraina. Questa è Press Kit. Leggiamo assieme. Manifestazione per la pace a Parigi. Usciamo presto dalla NATO. Niente carri armati, aerei o missili in Ucraina. Erano in migliaia questo weekend per le strade di Parigi per dire basta alla guerra. I manifestanti hanno messo in discussione anche l'adesione della Francia alla NATO, ritenuta responsabile del protrarsi della guerra in Ucraina. La manifestazione di Parigi non è stata la sola. In Francia si sono svolte 25 marce per la pace in tutto il paese, comprese Digione, Cannes, Marsiglia e Tolone. Mimar, e in Italia? In Italia c'era la partita! E poi bisognava parlare del festival, la domenica pomeriggio, dopo il festival, e si parla di quello! Oh, ma che? Ma stai scherzando la guerra? Ma qua c'è il festival! C'è Benigni che ha parlato bene della Costituzione! Ma vai a pensare alla guerra, ma dai! Secondo le informazioni, la più importante si è svolta a Parigi. Hanno partecipato 10.000 persone. Niente carri armati, niente aerei, niente missili in Ucraina. Pace! Usciamo velocemente dalla NATO. Hanno cantato alcune centinaia di manifestanti a Parigi, riporta l'agenzia TASS. Sul suo account Twitter, il deputato Florian Philippot ha anche pubblicato un video in cui tagliava una bandiera della NATO. L'ho visto, ma non ve lo mostro perché non si sa mai. Prima di lasciare la NATO, abbiamo tagliato la sua bandiera. La NATO è guerra, ha dichiarato. Come promemoria, Florian Philippot ha ripetutamente criticato la politica internazionale del presidente francese Emmanuel Macron. Philippot ha in particolare invitato il presidente francese a non consegnare armi a Kiev e ha affermato che la strategia della NATO potrebbe causare la terza guerra mondiale. E questo lo capisce anche un bambino di prima elementare, ma i nostri governanti no, è troppo difficile da capire. Guardiamo ora il video condiviso dal deputato Florian Philippot. Sortons vite, peloton! Sortons vite, peloton! Pas d'avion en Ukraine! Pas de char en Ukraine! Pas de missile en Ukraine! Ho trovato poi anche un altro video, un po' più lungo, condiviso sul canale YouTube TVE. Usciamo subito dalla NATO. Vabbè, vite in francese vuol dire veloce. Loro l'hanno tradotto velocemente. Io preferisco subito dalla NATO. OTAN è la NATO perché i francesi traducono tutte le sigle in francese e poi creano nuovi acronimi, nuove sigle. Niente carri armati, niente aerei, niente missili in Ucraina. Manif pour la paix, manifestazione per la pace. Sortons vite, peloton! Sortons vite, peloton! Refusons les sanctions! Refusons les sanctions! Sortons vite, peloton! Sortons vite, peloton! Pas de char en Ukraine! En Ukraine, en Ukraine, et la paix en Ukraine, et la paix en Ukraine, tous ensemble pour la paix, tous ensemble pour la paix, tous ensemble pour la paix. Bravi i francesi, e noi italiani mica abbiamo tempo per queste cose. Sortons vite de l'OTAN, sortons vite de l'OTAN. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.